Prosegue la stagione sciistica nel comprensorio Adamello Tonale. Con i suoi 100 km di piste e con il ghiacciaio Presena che domina tutta la Valle Camonica e garantisce una stagione sciistica lunghissima, rappresenta una delle mete più ambite dagli sciatori di tutta Europa. Una stagione positiva fino a questo momento sotto il profilo economico, grazie, oltre che alle condizioni della neve, anche alle promozioni mirate particolarmente alle famiglie. Per quanto riguarda i pacchetti vacanza, le offerte di quest'anno sono molte. Innanzitutto è previsto il pacchetto speciale famiglia, valido fra il 13 e il 21 marzo, che prevede forti riduzioni per 7 giorni in hotel mezza pensione e 6 giorni di ski pass ad Amello Ski, con la possibilità per junior e baby di accedere alla formula Full Immersion Ski, che al costo di appena 120 euro a persona comprende 24 ore di scuola di sci per 6 giorni, una discesa in notturna alla Slittino via Carezze, la gara con premiazione spettacolo per ragazzi e pasti al rifugio con il maestro, con solo un supplemento di 8 euro a pasto per il kinder menu. Nella settimana dal 20 al 28 marzo è previsto il pacchetto Free Ski, che consiste in sconti su alberghi o appartamenti. I clienti ospiti per 7 giorni negli alberghi del comprensorio sciistico pagano infatti solo il soggiorno alberghiero al prezzo di listino. Lo ski pass di 6 giorni Super Skirama Dolomiti ad Amello Brenta sarà invece gratuito. Dal 27 marzo al 3 aprile sono previsti due pacchetti vacanza, il Free Ski Plus e Adamello Free Plus, che prevedono a prezzi davvero vantaggiosi 7 giorni in hotel a mezza pensione o soggiorno in appartamento e 6 giorni di ski pass. Una stagione ricca e suggestiva sulla neve, dunque, da vivere fino all'arrivo dell'estate grazie a un nuovo sistema di preservazione del ghiacciaio Presena. È l'unica stazione del Trentino con un ghiacciaio. Questo ghiacciaio stiamo cercando di preservarlo durante la stagione estiva per riuscire ad allungare le stagioni durante la primavera e iniziare molto prima in autunno. Noi abbiamo fatto un esperimento che abbiamo visto ha dato di notevoli risultati, e cercando di fare neve, producendo neve artificiale e soprattutto coprendo il ghiacciaio durante i periodi estivi con un telo tessuto non tessuto che faccia in modo di non far penetrare i raggi del sole, così riesce a conservare la neve. Direi risultati eccezionali. Ora uno sguardo agli appuntamenti. Da segnalare il 24 febbraio la ciaspolata organizzata dal CAI di Ponte di Legno e lo snow party del 25 febbraio a Temù, con musica e animazione in piazza del municipio. Ma soprattutto il 27 febbraio la discesa libera targata Red Bull, una downhill cinese, ovvero via di gruppo di oltre 50 persone con gli scarponi ai piedi, calzata degli sci e poi via a tutta velocità. Vince ovviamente chi arriva primo. La gara è aperta a tutti. Preiscrizione al sito www.redbull.it/discesa libera.